Magari se volete le potete pure portare, ci possiamo anche fumare. Ma potete fare quello che volete, made in Italy e Italia. Allora, siccome questa è un'attività di mera propaganda fatta a scopi elettorali, allora non va presa seriamente, va presa per quello che è una pagliacciata, e come pagliacciata rispondiamo con un rebranding, forse così gli piace di più. Voi saprete che negli ultimi anni in Italia si è sviluppato un settore, è un settore agricolo, ma è anche un settore di trasformazione di questo prodotto e poi un circuito di vendita. Si tratta di quello della canapa, della cannabis, cioè cosiddetta a basso contenuto di THC. Migliaio di, forse 1.000-1.500 attività che rivendono questo prodotto, centinaia di aziende che lo producono, circa 13.000 occupati nel nostro paese. La cannabis a basso contenuto di THC è scientificamente una sostanza che non ha effetto drogato. Bene, voi direte, la notizia dov'è? La notizia è che il governo ha ritenuto di presentare un proprio emendamento al DDL sicurezza, che già ne contiene molte di assurdità, aggiungendo questa ulteriore, e cioè il divieto definitivo, chiaro, di commercializzare le inflorescenze di questa cannabis a basso contenuto di THC. Ha ragione, questo è una cosa incredibile che è stata fatta, prodotta e...